Oh.
destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sorvegliarono le vie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li lanciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono ai cuori. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Parla di un re
quindi di sapere sempre ascoltare la voce di Dio e di
camminasse sulla scia che egli ci ha tracciato con la sua vita, il deserto di questa di questo mondo, che egli ci condurre, ha lanciato la radice e la pista che ci porta e costituita per la strada di Zarina, dove dice, no, dove dice se la porta dove lui Zarina è scritta, ma porta alla loro. E allora quindi Gesù, ancora sotto l'aspetto di un pastore, come un momento scusa, venne il nostro aiuto e noi, con lo sguardo fisso verso il futuro vicentente, cerchiamo di prepararci giorno per giorno, sempre meglio, non lasciandoci sempre soltanto distratto dalle luci costume, sono luci fatte, luci che durano il proprio corpo. Cerchiamo di rinforzare verso il sole che non tramonta mai, perché Cristo si vuole. Egli, la sua luce, possa forza, possa venire incontro a noi, dalla sua buona volontà, e forzare il suo braccio nel nostro numeroso in questo mondo. E noi, soprattutto, ricordati da tutto lato, le sue leggere, prendiamo la sua mano e applicare le braccia. Davanti di Dio, di Gesù, che ci vuole fare dare a Cristo per condurci alla vita eterna. Poi Gesù, ancora sotto l'aspetto di buon pastore, far sì che noi sappiamo di sì la luce, conosceremo i suoi richiami, come dalle volte davvero, ed ecco dalle regole che dice a quelli che si distinguono la voce del padrone. Seguono a mano che richiamo per portare per passo il percorso dei brani, il nostro passo del percorso, il Santo Paradiso, la voce di Città e la voce di Gesù, la voce di colui che porta per noi per salvarci, per restituirci dalla gloria del Paradiso, per gettare ancora sempre un ponte. La nostra preghiera per l'una, l'autunno del Padre ci attende e che ci vuole gettare le braccia attorno al corpo. Voglio Signore benedire questi nostri buoni propositi e far sì che essi non vadano alla città di madre dell'inverno, come le buone proposte. Con propositi non avventi, ma facciamo con propositi pochi, buoni sempre usarci di mantenerli, di osservarli, portare a compimento l'aiuto di Dio. Poi insieme perché questi nostri buoni propositi e così poi possiamo aspettarci la sua di paradiso per gettare le braccia, le spalle, le braccia al nostro, attorno al nostro cuore. Perché per condurci davanti al Padre suo e farci al parte della schiera di coloro che agiscono nelle palme della vittoria e indossano delle vesti bianche davanti al Santo del Dio suo. Oggi Signore, benedire questi nostri propositi buoni e darci la forza di poterli attuare in modo che il suo proprio libro non si è stato per cui vana. Credo in tutto il Dio, Padre, 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 Padre,
presenza sovversa, rendiamo le nostre preghiere di lode per il Gesù. Leggiamo insieme il centro, il Signore, donaci la sua grazia. Signore, donaci la tua grazia. Per la Chiesa, perché diventando Gesù buon pastore, si è per natura con amore e gioia del popolo di Dio. Preghiamo. Signore, donaci la tua grazia. Per i popoli che non hanno ancora ricevuto l'annuncio del Vangelo, perché il Signore mandi loro missionari pieni di Spirito Santo, e portino loro la gioia del Signore Gesù. Preghiamo. Signore, donaci la tua grazia. Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fedeltà al Vangelo, perché lo Spirito del Signore Gesù doni loro la consolazione e la forza di perseverare nella fede pur nella tribolazione. Preghiamo. Signore, donaci la tua grazia. Per l'uomo di ogni fede e di ogni confessione, perché si ritrovano tutti nel cammino che porta al pastore unico che è Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, donaci la tua grazia. Per la situazione umanitaria e per il volontariato, perché il Signore dona loro conforto e coraggio e sostenga i loro impegni per la liberazione del mondo dalle varie povertà per un mondo più giusto. Preghiamo. Signore, donaci la tua grazia. O Signore, ascolta le preghiere di questa comunità e fa che cresca la tua conoscenza e nell'ascolto della tua voce. Per Cristo, nostro Signore. Rendiamo grazie
al Signore nostro Dio. E cosa può giusta? È veramente. Cosa può giusta? Nostro dovere di porto di servizio. Proclamare sempre per loro, Signore, soprattutto esaltarci in questo tempo, che quale Cristo nostro passa a primo lato. In Lui, il Signore del peccato della morte, l'universo di sotto si trova, e l'uomo torna alle sorgenti della vita. In questo mistero, la violenza e la gioia della sua parte, ma è aggiunta su tutta la terra, e con la severità dei santi, l'angalino della gloria. Oh, see, yeah.
si compia la reale speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto a quello vostro e la sua pace, vi do la mia pace. Non guardare le vostre verità, ma la fede della tua Chiesa, il valore, un impatto secondo la tua volontà, il tuo primo regno, nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nella gioia del Cristo risorto, scambiato in Cristo. Thank you.
e rende partecipi dell'eredità eterna. Amen. Voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrare un giorno nella parte del cielo. Amen. E la benedizione di Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia